Scusi, prego. Ah, ma che spettacolo! Abbiamo Giuseppe Conte. Buongiorno a tutte e a tutti, cari amici e cari amiche. Mi dica, ci dica. Io credo sia vergognoso violare in questo senso la cultura dell'istituzione. Ma chi ha chiesto? Mi riferisco in particolar modo a quello che è successo in Parlamento tra un professore Alessio Nardo e Donzelli. Ma io non sono d'Italia, in Parlamento, i quali dovrebbero entrambi studiare, recepire il senso della legalità e della responsabilità. Responsabilità istituzionale. Guardi, ha sbagliato persona, io non sono presente in Parlamento. Professore come Nardo, un vicepresidente del COPASIR, prendono informazioni riservate che servono agli investigatori per indagare su boss mafiosi e terroristi. Valentina, per favore, puoi dire a Conte. E le rivelano davanti a tutti. Una parole, eh. Si danno di comito pensando di dover mettere alla berlina un partito opposizione. Io con Donzelli. Il PD. Mi scusi. Le battaglie personali di Nardo non possono interferire con il bene del paese. Ma con chi mi ha scambiato? Chieda scusa. Nardo deve dimettersi. Abbiamo presentato istanza di revoca. E lo stesso deve fare anche Donzelli. Conte, ma occuparsi di cose serie? Tipo mi dica. No, tipo che tipo ne la Morgante, si occupa solo di cose inutili. Ma è che il nostro programma è pieno di proposte. Sì, peccato che sia dell'opposizione, quindi. Siamo all'opposizione? Sì, incredibilmente. Vabbè, siamo più a Palazzo Chigi. No. Conte no. Visibilmente ma scusi, ragazzi. Casalino, ma come Casalino? Sì, buonanotte. È tornato a Casalino dopo un periodo con Sagasta. Vado a fare una diretta a Facebook, a più tardi. Prego, Arnaldo. Allora voglio dire la mia. Sì, va bene. Aspetta che magari devo un corpo. La ricordi, Arnaldo. Allora, Arnaldo. A Roma diventerà la squadra seria. Sì, quando? Quando uno come Dybala sarà una prima risposta. Sì, vabbè, che siamo a Paris Saint Germain, dai, no, Arnaldo. Perché se no sto buoni tutti. Arnaldo, ma batta ripone che c'hai 95 anni. Li mortacci. Arnaldo più decadente che mai stamattina. Buonasera. Buonasera. Quando buonasera. Siamo riusciti attraverso questo. È Mimmo Ferretti al telefono, eh? Eh? Mimmo Ferretti, maestro. Che dice questo? No, io non. È un nome e un cognome. Mimmo Ferretti. Ma buonasera. Dica, Mimmo Ferretti. Buonasera. Gigi Antonetti. Niente, buonasera. Mimmo, ciao. Vabbè. Digestivo Antonetti. Quando siamo riusciti attraverso questa distruzione ad allontanare questi gabbiani, sono subentrati i piccioni di Poviar. Poviar è una razza nata di piccioni. E che hanno fatto questi piccioni? Sono dei piccioni particolarmente cagatori, quindi. Ma tutti da dove vengono quelli? No? Ma casa sua c'entra. Quando animali. Entrano dentro casa, aggredivano. Sì. C'è un polo intestinale casa del maestro, va quindi, bene, bello. Ma Mimmo è mai stato a casa sua, maestro? Erano gli gabbiani, capito? Ma Mimmo sei mai stato a casa del maestro? Non sono mai stato invitato, ma prima o poi capita anche. Io abito a via dell'Under the Da. Non stava il rocker. Ieri non c'era il rocker, Richard. Ho visto sti due, i coma cose. Mi hanno mandato in coma a me, hai capito? No, ho visto bravi. Quello con qua la faccia smunta. Sono stati bravi. Che era ingrifato dalla presenza di quell'altra. Ma se vogliono bene, no? Sì, ma andassero a fare a casa loro le loro sorserie, hai capito? Io pago il carone pure da morto. E voglio il rock al Festival di Sanremo. Vabbè, comunque il Festival della canzone italiana rimane un festival più classico, si sa, insomma. Valentina, non è una notizia. Perché io, essendo stato uno dei simboli della musica italiana, no, questo Richard, lo dice lei, questo però, non è vero. Cioè. Non sono mai stato al Festival di Sanremo. Non lo so, si dia una risposta. Secondo lei perché? Me faccio la domanda, me do una risposta. Esatto, faccio perché domanda. Perché ero scomodo. Era scomodo per sta cosa. E infastidivo. No, intanto è stonato. Però posso dire, questa cosa è vera. Cioè, comunque, Richard, militate, sei invitato almeno una volta. Dici. Così, sì, anche come ospite di eccezione. L'avrei fatto anche gratis. Perché io non ho mai fatto musica per scusa? Soldi. Scusa, perché hai sbiascicato così adesso? Non ho mai fatto musica per soldi, capito? Ah, oggi inauguriamo questa bellissima rubrica Italo Zanzi che racconta Festival di Sanremo. Ah, buonasera, buonasera. Buonasera. Prima tema di mattinata. Eh? Anna Oxa ha una sorella che abita a Roma e si chiama Anna Axa. Sì, è vero, quartiere intero. Dai. Grazie, grazie mille per questa risposta. Primo spazio pubblicitario di stamattina. Cosa consiglia? Valentina, vuoi pastrugnare con me? No. No, no, peccato. Vabbè, preferisce, preferisce grande sciatore Katz Lunger. Questa è sua preferenza. Beh, fa bene comunque. Benissimo, benissimo. Ottime premesse. Altro approfondimento di Sanremese, domanda, ultimo, può arrivare primo?
Sì, potrebbe. Tecnicamente sì, per le regole del festival. Una grandissima complimenti per il primo posto a Marco Minchioni per queste grandi canzoni. Di cazzo lungo. Spazio pubblicitario. Cosa Maggio, se è così brutto usi la crema. Ciao ragazzi, buongiorno Massimiliano. Ma se Conte ci avesse voglia di tornare in Italia? Farà sapere a qualcuno, tornerà da qualche parte. Non quel Conte. Vengo chiamato lì in causa. Ma non si parlava di lei. Ricordo questo sporco terzo polista. Ma che io lavoro qui in Italia da diversi anni. Tanto parli bene. E non è che per una vacanza a Cortina io devo essere attaccato davanti a tutti quanti tramite mezzo radiofonico. Senta, mi dica, incoglionito. Mi dica tutto. Si parlava di un altro Conte, non di Antonio Conte. Non esistono altri Conte al di fuori di me. La megalomania totale. E allora le dico. Scusa, lei ha preso una deriva veramente brutta comunque. Scusi, ma quale deriva? Ma ha preso una deriva quasi terzopolista. Ma quasi. Come si permette? Prego. Io ogni giorno faccio dirette Facebook. Sì. Vabbè. Dirette Facebook. Sì. Ancora? Ancora. Infine le dico anche dirette Facebook. Ma scusi, è la stessa cosa che ho detto prima. Talvolta... Che cos'è che hai detto all'inizio? Rincoglionito? Mi sembra abbastanza. Guarda, mi ritrovo con le mie lettrici e i miei lettori anche su Instagram. Soprattutto con le lettrici, secondo me. Ho anche studiato dizione negli ultimi anni. Non si direbbe però, lettrici. Si sente, lettrici, non posso farci nulla, sono un mix tra il foggiano e il romanesco. Abbia pazienza. Era partito così bene pure. In ogni caso glielo dico. Mi ha dato tanto conforto per un periodo della nostra vita. Mi faccia rigurgitare. Rigurgitare, ma che schifo. Ma che sta 3 mesi che fai rigurgiti? Ma è una cosa orribile, mi scusi, ma non si fa. Io tifo ufficialmente Rosa Chemical. Non gli frega niente a nessuno. Lo sa perché? Sì, attaccati giustamente dal centrodestra. Ma adesso non si può. Sia uno. Ma adesso non si può strumentalizzare anche sono il Rosa festival. E Chemical. No, è uno solo, credo. I Chemical Brothers. No, guardi, non ora faremo anche tutta quanta la vetrinetta. Quelli no. Di Go. Lei di musica sa meno che di politica. Quindi... Ce ne vuole, mi scusi. Ce ne vuole. Ce ne vuole. Valentina, Valentina. Sì, che è successo? Sono qui per te. Questa sarebbe Albano. Grazie. Sono qui per pastrugnare. Io veramente. Luca di Bisceglie. Cioè, non hai scatenando nulla in Valentina, no. Alessio. Staccia. No. Niente, neanche Albano. Non hai manco Albano. Lo state sia laziale, ricordiamo. Effettivamente. No, quello è il paese. Questa è un'altra battuta l'ho fatto qualche giorno fa su Twitter. Però, che è piaciuta bella, molto. Sì, ha rimediato, credo, 14 devo like. Complimenti. Potevi fare di più, però. Potevi fare di meglio. Abbiamo chiesto come giudicate la. Noi come trasmissione. Chi ha detto questa cosa? L'ha detta ti o l'ha detta mi? Chi l'ha detta? Io no, tutti, chi è stato il primo e il primero a dirla? Tutti e tre insieme abbiamo manco posto questo rabbia, quesito. Però, cazzo vuoi? Ansia, ma come cazzo voglio? L'ho detta io. Cazzo vuole lei, scusi? L'ha detta io e basta. Vabbè. Questa è la sentenza. Come giudicate la conferenza di Tiago Pinto? Le domande, quest'anzi, la domanda e le risposte serie. Loro erano e sono chiaramente i Van Halen. Sì. I'm talking about love. Caro Rita, dimmi. Il 10 febbraio del 1978 usciva il primo album dei Van Halen, intitolato proprio Van Halen, hai capito? Io ricordo Van Halen giocare con l'Olanda. Ma no, non era bravissimo, si è ritirato giovane. Ma no, non, quello è Van Basten, un'altra cosa. Van Basten. Non c'entra niente. Basta! Basta! Fa sempre confusione, dice. Ma urla sempre in orecchie. Scusa Valentina, purtroppo parte. Sì, lo rifaccio. No! Basta! Comunque meglio, meglio della che de qua. Da? Scarps. Ma che piattaforma è, scusa? Oppure Zurz. Zurz, questa è la piattaforma. Zurz, è una piattaforma. Secondo me non è male. Non io è mi male. Sono collegato. Che sì? Cazzo vuole? No. Se la interrompono subito. Sì, ma lei stia calmo. Io mi sono collegato l'altra sera. Sì. C'era il festival di Castrocavero. No, era Sanremo. Ah, era Sanremo. Salvatore, non mi dice mai le cose. Niente. Chiato Salvatore. Mi sono collegato. 42. Verso mezzanotte e 40. Ah, però, le ore piccole. Prima che cantavano Anna Oxena. Sì, Oxa. Mi sono cantato. Da solo? Mi sono cantato un brano prima di entrare. Mi sono collegato, no? Sì? Mi sono collegato, no? Che disastro. Scusi, però, ma attraverso... oggi peggio del solito. Attraverso questa piattaforma, Zurz. Ma scusi, ma in collegamento. Poi ho cantato un brano. Quale? Con questa autofune.
No. È una nuova applicazione utilizzata. L'autotune. Dicono questi. Cos'è? Un medicinale? Cos'è? No, l'autofune non è niente. L'autotune è un distorsore di voce. Oggi fa sentito il maestro. È perché mi vengo interrotto in continuazione. Ma dice tutte boiate, scusi. Vabbè, quindi oggi, no? Domani, attenzione, eccetera. Come lo struptup? Cosa? Come lo struttup? Come lo struptup? Ma che cacchio di domanda è? Anche usarlo, sì, Valentina. Come lo strutturiamo il post? Alla fine erano gli exit poll sulle ultime votazioni, chiaramente. Che c'è? Inzaghi, che ci fa? Inzaghi Fener, ricordiamo. Sentiamo. Scusate, c'è ancora un residuo di rammarico. Per cosa? Per il pareggio con la Samp. Il pareggio. Eh sì. Con la Sampdoria. Ma vuole un aerosol o qualcosa? Pareggio di Marashi. No, che fatica. Ma sta pezzi. A me, sta malissimo. Purtroppo c'è stato anche questo litigio. Tra chi? Litigio. La Barella e Lukaku, sì, brutto. Di Barella. È multa, eh? Non lo so. Ma c'è gli occhi rossi, non è che tante male abbiamo fatto. Sto sentendo male davvero. Frate, dentro lo spogliatoio è successo. Mamma mia. È fatto il crescioso. Qualcuno chiami un'ambulanza. Lukaku ha minacciato Barella con il vescillo. Sì, è vero, è successo, sì. Barella si è spaventato. Sì, ma lei che cosa ha fatto? Di fronte al vessillo di Luca. Lei da tecnico ha riportato la calma. Io ho reagito in questo modo. Sentiamo. Si è spaventato pure lei, quindi. Questo è Simone Inzaghi Fener. Si è spaventato anch'io. No, vabbè, vado a curarsi. Sei molto rammarico per questo risultato. No. Buongiorno a voi. Come va? Ma io non voglio disturbare il vostro ritmo. Beh, lo fa spesso però. Perché so che ci sono i pronostici, ci sono dei ricordi importanti. Io non voglio assolutamente intralciare il ritmo della vostra trasmissione. Un attimo, forza. Però voglio dedicare un pensiero a eccomi qua. In atto proprio sottovoce, niente, sentono manco. Sono pronto. Manco qua. Matteo Bonello, che più piacere vederti, Matteo. Non te sei sta proprio a fiera, Matteo Bonello. Come sei qui? Stranamente. Era mio amico, adesso non mi sei va così. La vita è questa, ragazzi. Eccomi, Alessandro. Da quando sei arrivato te sono iniziati i problemi con Tomascio. Da quando sei arrivato. Te ti hanno cacciato, qua un disastro. Sono iniziati anche i miei problemi, che ho questo dolore che non mi passa. Lo so, si riprenda presto. Sono rientrati tutti, è entrato anche Ibrahimovic. E lei che fine ha fatto? Che ha 63 anni, è rientrato prima di me. Io non che lei sia giovanissimo. Io non riesco a rientrare perché ho un dolore terribile che non mi costringe a stare ancora in box. Ma perché lei parla come un sorcio? Con Tomascio, scusa, che il dolore. Guarda, è un dolore terribile. Ma che è? Con Tomascio, aiuto. Ma che devo fare? Aiuto, chiamiamo qualcuno, un'ambulanza. Buttiamola in cacciata. Luca a me ha regalato dei deliziosi pitalini. I pitalini? No, che ditalini? I pitalini? Francesco, che tu fai scusa. Schifo veramente. No, tu hai detto, scusa, sei un animale. L'ha detto con la D. No, ho detto P. Poi farci ascoltare. Mi sono sorpreso anche io. No, che ti sei acceso, ma datte una carmata subito. Ma che è un tipo di pasta straordinaria. Esatto. Il ditalino. Pasta asciutta. Io voglio di pasta asciutta anche a quest'ora, quindi magari no. Senti, prima già c'erano. Sei tu che pensi subito a quella cosa lì, quindi siete che ti devi dare una grammata. No, ma se tu l'hai detto con stupore, io vedi? Comunque non ho detto, io non ho detto niente, ho detto semplicemente che ho detto pitalini. I pitalini rigati, sono buoni, giuro, sì, ragazzi, ho capito con la D. È la pasta del minestrone. Io ti ho detto con la P, era un botta risposta. Vabbè, comunque andiamo, ti ha regalato i pitalini deliziosi che metterò molto presto. Grazie Alessandro. Quindi scusa, a te pitalini, a me il cappellino, a te i fazzoletti per soffiare il naso. A me una bellissima polo, abbiamo il VAR, ragazzi. Ditalini o pitalini, sentiamo. A me ha regalato dei deliziosi pitalini. Ai pitalini? No, che ditalini? Ha detto con la D. Hai detto con la D. Scusa, posso pure capirlo. Ragazzi, ho detto un certo con la P. Non mi fate passare a pantone della clerici, per favore. Scusa, hai sentito pure te. È più D che P. Campo, hai sentito pure te. È proprio che si pronuncia poco. Ma perché voi siete dei maiali? Scusate, non l'ho manco mai pensata. A me ha regalato dei deliziosi pitalini. Ai pitalini? Ha detto ragazzi, con la P. È una, con la P. Solamente che io non la sputo come te perché so pronunciare le lettere. Credo che sarà leva differenza. Vabbè, ma scusa. Possiamo andare avanti, detto questo, che già mi è stato a fare del culo stamattina. No, ma se me. Sta parlando degli italini con Nardo. No. Io nella vita non me lo meritavo. Va bene. Perché non vorresti soltanto parlarne con me, giustamente. Vorresti cucinare la adesso c'è un calcio in faccia, ti giuro, ti rompo il naso. Ho detto la pasta asciutta. Stamattina ti rompo il naso. Cioè, ti faccio andare a casa che sangue.
quindi stamattina. Ma io sto parlando della pasta asciutta, caspita. Adesso sei andato pure senza starnuti, ma ti sembra una cosa carina? Si sta settimana. Ho capito, vabbè, è andata così, cacchio. è stata. Vabbè, stamattina ti fracasso tutto. La cucina irpina è fantastica, è grassissima. Ma super pesante. Come ti battete? Ma dicono che è leggera. Scusa, qui c'è ma una. Ma come sono d'accordo, super pesante? Ci dicono esattamente che è pesante, il contrario. Ma d'accordo su cosa? D'accordo. Ragazzi, ogni posto poi dipende sempre come te cucina. Era chiaramente ubriaco, il nostro amico ascoltatore. Sono le 8 di mattina. Questo il cappello del prete può essere anche di vitello e vitellone, non solo tanto. Ok. E perché si chiama cappello del prete? Adesso vatti a fare un approfondimento, non è che ti trovo di tutto. Buongiorno, sono amici. Adesso ti trovo l'approfondimento. No, abbiamo. Sono Pietro di Spino. Ah, lei io non offenderei. Lei è un irpino? Chiedo scusa, l'irpina tutta. D'accordo con l'ascoltatore e anche con l'altro che la cucina irpina sì? È pesante, a volte leggera. Vabbè, come tutte diciamo. È leggera, a volte dipende chi che te mangia. Dipende anche dai condimenti, effettivamente. Scusa, dove mi trovo? Guardi, in questo momento lei è a Roma, non è più in Irpinia, chiaramente. Non sono in casa mia. No, dove stiamo, cara? Siamo nella capitale d'Italia. Irpino, Forza Avellino. Vabbè. Forza Avellino, che bellezza, andiamo tutti al parco. Sono irpini che potrebbero uccidere con questa frase. Ci chiedevano ma Ranieri cosa mangia? Per come? Ma io credo che per cui, ma io adesso mi ingozzo di pane carasau perché sono certo. Per cui viva il pane carasau. Inizia a ingozzare, mister. Ma lei lo mangia il formaggio con i vermi? Tipico della Sardegna. Ma magnatelo te, mortacci tua. Ma che, poi? Ma che risposta è, scusi? Per esempio, le bimbe di Mimmo Ferretti ci scrive: una volta ho conosciuto una ragazza su un social, poi se vediamo all'ora di pranzo e mi fa buon appetito a tutti. Ma come le bimbe di Mimmo Ferretti? Vabbè, dalla finita. Vabbè, vale, ho letto commenti più ironici comunque. La regina impazzisce per le stronzate. Onestamente. Vabbè. Addirittura così siamo arrivati. Cioè, perché quando Valentina ride in grifa il 97%. Quando rido, quando smortaggio. Persone che fermano la macchina per sfogarsi in altri modi. Quando persone sulla risata di Valentina, in questo momento tanta gente ha accostato. Aumenta il tasso di divorzi quando Valentina ride. Smucinazio in corso a causa di Valentina. Uomini con tre figli a carico che chiamano le mogli per lasciarle. Vabbè. Per presentarsi a Piazza Buca Pistoiese. Che piange, aiuto. Per una stronzata, tra l'altro. Sì, un commento normalissimo. Tutti quelli che vogliono parlare a Roma ci stanno odiando. No, dico, riesce Nardo. Che vuole? No, dicevo, parlavo con Nardo. Chi è lei, scusi? Come chi sono? Chi è lei? Sono l'ex commissario tecnico della Spagna. Di chi? La Spagna. Ah, è Luis Enrique. Lo conosce la Nazionale? No, conosco anche lei. Sì, però hanno cacciata. Chi? L'hanno mandata via a calci nel sedere. Hanno preso uno stronzo al posto mio. Ah, questo lo dice lei. Secondo cioè, lei questo. Hanno preso uno che non sa neanche coltivare le patate. Cara de chi? Chi? Cara? Cosa ho fatto? De chi? Per meritare? Questa? Lo dica. Lo devi dire, Lo puoi dire? Devi dirlo, sì. A merda. No, era merda comunque. Chiedo scusa. Per una volta è potato in merda. Normalizzato. Niente, va. Chiedo scusa all'ascoltatore. Sì. Per questo turpiloquios. Cioè, dice bene, turpiloquio, non sì, merda. Esatto. Chiedo scusa anche all'ascoltatore per la presenza di Cotomaccio tutte le mattine. E questo purtroppo sì. Arrivederci. Mi unisco. Chi? Arrivederci. Lei. Io? Sì. Che vuole? Via. Arrivederci. Ma vogliamo da Ancelotti. Vogliamo. Carlo Ancelotti, buongiorno. Ma sì, buongiorno. La manita. No, lo so, ha vinto pure ieri. Ah sì, vabbè, però insomma, due gol presi all'inizio. Vabbè, dopo si è ripreso però. Ma è colpa di mio figlio, i due gol presi. Che c'entra suo figlio, scusi? Ah sì, perché mio figlio ha indicazioni per partita, ci mette in mezzo. Ma quindi scusi, i gol subiti sono colpa di suo figlio, quelli fatti sono merito suo. È andato lì a dire al portiere Courtois, ma sì, gioca la palla con i piedi, deficiente. Vabbè, adesso manca da addosso a suo figlio. Salà ha fatto gol, mi ha preso 2-0, poi vabbè, c'ho i mostri in campo, vinco le partite. Senta, ma ci spiega perché? Ma lo so. Sì, ma mi faccia fare la domanda però. Ah sì, la domanda. Dicevo, perché in Champions lei fa faville e in campionato fa schifo? Ma questo è perché in Champions League la squadra la preparo io. Mentre? Campionato con l'imbecille di mio figlio. Lo sentiamo un attimo il figlio, scusi. Non lo so, faccia qualcosa.
40 anni il figlio, eh? Adesso ha imparato a dire questa cosa. Papà proprio... ha imparato a dirlo a 40 anni. Allora si diverte, è deficiente. È un deficiente. Per 50 anni. Va bene. Questo è il figlio di Carlo. Sta sviluppando delle abilità comunque. È divertente. Dica 4-3-3. 4-3-1-2. No. Ah, vabbè, non capisce niente. Ma mi fa perdere partite. Sì, si vede in campionato, sì. Adesso lo prendo a calcio in culo. Vuoi salutare anche la famiglia di Stefania? Ma non lo so. Oster? Sì. Sembra una parola. Forza, c'è un altro V. No. Te lo ricordi quel doppio confronto, sì? Ma lo ricordo, sì. Senti, ero ancora giovane. Quindi che cosa vuoi dire? Era il 1975, questa è stata la prima, la prima volta per la Roma nella storia delle coppe europee in cui si è persa la gara di andata in trasferta per 1-0 in un turno di eliminazione diretta. È successo 7 volte alla Roma nella sua storia, nelle coppe europee, 4 volte siamo andati fora, 3 volte abbiamo passato il turno. E con l'Usters passammo il turno. La smetti di fare casino, Mimmo. Io pagherei per sentirlo fischiare 40 minuti. 3 anni e mezzo. E cos'è? È proprio una compilation questa. Scusate. È un festival. È la canzone italiana. No, a quest'ora ci mancano 2 minuti prima dei saluti. Io parto 2 minuti di cocorrito tutta. Nella stagione 75-76 accadde 2 volte di perdere la gara d'andata 1-0 trasferta. Con l'Osters passammo il turno, col Bruges no. Tu parla. Andammo alle case. Vai. Cos'è? Puoi continuare a leggere. Poi ci fu il famoso precedente col Colonia dell'82. Io immagino Mimmo da solo in casa a fischiare. Spero che sia da solo, perché sì, sennò l'eterno non c'è. Cosa dirà sua moglie in questo momento? Ma cos'è? Fine dei giochi. Fine da qua. Maestro, in esclusiva, buongiorno. Lei ricorda questo sonetto di Proietti? Che vuole questo? Buongiorno. Come sta intanto? Ma 20 anni che è morto. Ma che vuole lei questo? Scusi, questo non è stato dopo 20 anni dalla morte? Io sono immortale, forse lei non ha capito. Risponda nel merito, maestro. Io, a differenza vostra, io sono immortale, ha capito? Sì. Cazzo vanno. E come se la passa? Sempre cordiale anche, lassù. Perché è immortale. Fa rimetto e di. Ma io sono particolarmente felice perché ieri ho assistito a questa grande partita. Roma-Salisburgo. 2-0. Che dice questo? Roma-Salisburgo. Ho visto questo grande giocatore, questo grandissimo. Esterno. Chi è? Spinazzola. Scagazzola, che cos'è? Esterno che arrivava. Crossavano questi palloni. Grazie maestro. Che cagavano questi palloni. Ci manca molto maestro. Noi siamo in tema. Arrivederci, grazie. Solbakken. Io non so se Campo, Bonello e Voccia sono d'accordo. Al di là del vetro, io comunque una spagnola la vorrei. Quanto ti piace di Voccia a te? Niente, Cotumaccio se ne va. È andata. Ho capito, ma. Io mi dissocio. Comunque. E sottolineo che a me non interessa. Comunque va bene. Mosso parlava di. Mosso parlava di sorteggi. No, ma per carità, lascia perdere. Ma se parlava di sorteggi. Ma ragazzi. Ah, ma scusate. No, io dico una rivincita col Betis, per esempio, sarebbe una. Io dico, ma è possibile che qua si pensa solo male dentro sto posto? Ma non volendo. Rocco, dammi una mano, può piacere, no, sono veramente. Una mano non manco se mi paghi. Per la bene l'Arsenal lo becca la Juve, questo è Palmer Wolf, sono d'accordo. Vedremo. E poi vediamo un pochino qua. Volendo. Sono tutto un fremdo stamattina. Chi pescamo, andiamo e li sfonnamo. Questo è Lord Kelvin. L'altro giorno ho incrociato Marco Mengoni. Mi ha riconosciuto lui, dolcissimo. Gli ho chiesto, caro Marco, dove vai? E lui mi ha detto che va al suo paese d'origine, Ronciglione, per festeggiare il carnevale. E io gli ho detto, caro Marco, se vi servono le bombette puzzolenti, abbiamo Nardo e Cotumaccio.